13 dei 16 consiglieri comunali di Sant'Agata dei Goti nel Sannio ieri sera hanno firmato dinanzi ad un notaio della Valle Caudina la sfiducia al sindaco Giovannina Piccoli, eletta primo cittadino a maggio dello scorso anno, nemmeno un anno in carica per l'unico sindaco donna eletta, anche e soprattutto con i voti del PD nella cittadina saticulana, alla base del malcontento che ha posto fine all'amministrazione Piccoli malumori che da inizio anno diventavano sempre più consistenti e sembra alimentati dai dubbi arrivati dal bilancio stabilmente equilibrato che era stato votato ad agosto scorso dal gruppo di maggioranza Siamo Sant'Agata con a capo proprio il segretario provinciale del PD Carmine Valentino. Erano i miei compagni di viaggio, quelli con i quali insomma mi sono candidata, che mi hanno fatto eleggere e che mi hanno sfiduciato. Insomma io dico semplicemente che buona fortuna per le prossime elezioni. Li comprendo e li giustifico perché, come sappiamo tutti, uno se non ce l'ha il coraggio, nessuno glielo può vendere. Il sindaco Piccoli si rivolge poi ai suoi concittadini. Io ho cercato di ripagarli con, con la serietà con la quale, insomma, che, che si aspettavano da me perché sono sicura che si aspettavano la serietà e la correttezza nei rapporti. Io li ho ripagati in questo modo. Magari nel futuro si potrà pensare che ci sia più posto per queste metodologie.